ragazze e ragazzi, io sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Come vedete siamo tornati qui su Pokémon Platinum. Io ho superato il l'arriva valore e quindi siamo qui a Pratopoli. Qui c'è il tizio del Team Plasma e non ricordo se la squadra ce l'ho a posto, sì. Poi l'ho allenata tutta e ce l'ho a livello 30, tranne Flamel che ha deciso di arrivare a livello 31, però poco male. Quindi direi, se Barry ce lo permette, ok, ci sfida pure questa volta. Ci manda a salire il 34 e non l'ho fatto. Non ho fatto manco evolvere Starevia. Ok, doppio team. Lui ne vuole Wonder Shock, super efficace. Ok, ci manda Buizel. Dai. Ci riutilizza acqua getto, però noi lo mandiamo KO. Allora, per il momento lascio e Sparkle, così per mandare Rainbow. Spero di arrivare al livello 31 con Sparkle. Ok, Rainbow prenderò KO e comunque sono mandato Flamel di fuoco, però ok, Flamel 32. Io rimetto davanti Flamel. Direi tranquillamente di zero lo fuoco, sul efficace. Ok. E ok. Sicuramente devo andarmi a sistemare la squadra. Quello dovrebbe essere un allenatore. Direi di approfittare e mandarlo KO. Ok, questo in teoria dovrebbe avere no, ok, è un Krikidun. Pensavo fosse tipo un po' come tipo acqua. Non chiedermi perché. Ok, livello 31. Perché livello 31? Perché livello 30 si evolve Lux e Luxray, quindi. Ma non l'ho fatto evolvere perché volevo farlo evolvere in video. Quindi, abbiamo due membri della squadra a livello raggiunto massimo, cioè dell'evoluzione dello stato finale. E non è male, visto che tra poco anche tutti gli altri cominceranno a finirsi di evolvere. Ora direi innanzitutto di battere questo bimbo, che tanto o prima o poi tanto lì batteremo tutti. Ci manda un Bibarel a livello 32. Ok, però comunque ha pure 101 punti esperienza Luxray, quindi non male. L'incremento di esperienza. Ok, mando pure lui. Whiskash non so che appunto mi ricordavo, ecco. Mandiamo Deku con mega assorbimento. Infatti mi ricordavo che fosse più veloce di me, cioè che Whiskash è comunque più veloce rispetto a Grodol. E da pure una marea di punti esperienza che purtroppo non si è potuto prendere Sparkle. No. Ok. Fuori un altro. Direi di andare avanti con. Questo dovrebbe essere il marinaio, se non sbaglio, come classe di allenatore, sì. E ok, non so se tipo acqua, dovrebbe essere pure tipo
volante Wingull. Stessa cosa vale per Pelipper. Quindi per fortuna ho in hit che ho per entrambi. Ok, il bambino già l'ho fatto. Ora passiamo all'altra piccoletta, che in un certo senso mi dispiace poi mandare, cioè battere questi, diciamo, i bambini, perché sono piccoletti, però vabbè. Allora, per fortuna sono solo dei videogiochi. Ah, nella 3 è tutta la linea evolutiva. Tu? Ok, lui mi manda prima un Goldin. Gyarados ci basta pure l'attacco. Vediamo se solo con... no, con morso no. Speravo di mandarlo capo con un morso solo, però mi sono serviti due. Ok, andiamo avanti con anche con Seeking. No, che cavolo. Okay. Qua devo usare un iperpozione, perché altrimenti non ne vengo fuori. E andiamo con onda shock. Ok. Questo dovrebbe essere l'ultimo allenatore prima di andare a battere Omar. Poi, mentre Luxor è quasi arrivato al livello 34. Anzi, è praticamente arrivato al livello 34, perché penso che andando KO Golduck salga. Esatto. Ok, direi di andare a battere Omar il distruttore. Ci manda subito Gyarados che a livello 33, però ci ha mandato giù con pochissimo e mandato giù con pochissimo Luxray. Con cascata poi ci ha tolto una, marea di esperienza, cioè di vita. Ok, qualche attacco con Rainbow sono riuscito a dare, anche se pochissimi. Ora riproviamo, sperando che non ma non è possibile questa cosa. Cioè è veramente impossibile. Allora sicuramente sarà KO anche in questo caso Deku, quindi direi. Ok, intanto io abbasso l'attacco, faccio recuperare vita a Sparkle. E veramente sono rimasto di sasso. Ah, che cavolo. No, cavolo, ho sbagliato. Non sono efficaci le mosse di tipo elettro su di lui. Volevo mandare Mentalent per fare lo switch poi con Deku, però non ci ho pensato subito. Ok, a quanto pare ho recuperato abbastanza punti esperienza. Ok, manda Frozel. Ok, qualche punto esperienza sono riuscito a guadagnarlo, però diciamo che per Deku non è che è tanta la possibilità. Allora no, cacchiarola.
Allora, qui devo fare parecchie utilizzi di rivitalizzante. Perché dubito che riesco a resistere più di tanto con mezza vita per Sparkle. Quindi direi di rivitalizzare Deku, dare tutta la vita a Sparkle. Vediamo come va. Ok, aveva anche... Ok, perfetto, perfetto. Mi è andata molto molto bene. Quindi, diciamo, l'altro poi il Deku non serviva, però meglio non rischiare. E otteniamo la medaglia Quirino, con la quale possiamo utilizzare la MN Surf. Ah, poi c'è da pure la... un MT di d'acqua, acqua di sale, esatto. Che voglio insegnarla a tutti i costi a Rainbow, perché non ha mosse di tipo acqua al posto di azione, che oramai per un po' di tipo di livello 30 non è che sia il massimo. Ok, e perfetto. Per quanto riguarda tanto direi di andarmi a curare. Metterei Deku davanti, che lui sarà il prossimo all'evoluzione. Ok, allora direi che per questo video può finire qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, comunque voi vogliate. Io vi saluto, alla prossima, ciao a tutti voi.